Ci tenevamo a ringraziare Ikari per aver contribuito allo sviluppo della miniatura con una fan art sulla base di Trainer Tia davvero fantastica. Grazie mille e nulla, mi hai salvato il culo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video che sancisce definitivamente l'inizio della prima Eglock sul mio canale. Ragazzi, ovviamente questa non è una Eglock semplice perché io le cose semplici in questi ambiti non le posso fare. E infatti sarà una Eglock in coop con Trainer Tia. Mi raccomando, passate anche dal suo canale che troverete in descrizione, perché come per la Soul Link usciranno gli episodi alternati a seconda dei giorni sul mio canale e su quello di Tia. Detto ciò ragazzi, questo oltre ad essere il trailer della nuova serie, come avete visto ad inizio video, è anche un modo per spiegarvi come mandare le uova a noi. Allora, vi dico già che la mail che abbiamo, sia io che Tia, nella quale dovrete inviare le mail, è in comune, quindi se potete fate un numero di uova per me e un numero di uova per Tia, senza star lì a pensare magari questo lo prende Creepy, magari questo lo prende Tia, perché poi ce le smisteremo ragazzi random. Detto ciò, troverete in descrizione il pacchetto per scaricare il Pokémon Generator, che è sostanzialmente quello che servirà a voi per creare le vostre uova. Ora vi farò un breve riepilogo, insomma, delle varie cose che potrete fare con questo programma e delle varie potenzialità che esso ha. Vi spiegherò poi molto velocemente come inviare le uova, anche se in realtà è banale, dovete solo scrivere alla mail che trovate in descrizione e che Tia non ha ancora fatto, quindi non so quale sia, però c'è. Detto ciò ragazzi, direi che vi faccio vedere subito come fare. Nella sezione main avete la specie di Pokémon, quindi potete selezionare qualsiasi Pokémon, ad esempio potete prendere la scimmietta. Potete dare a questo Pokémon il nickname sarà dell'uovo e non del Pokémon, ma se voi volete chiamare la scimmietta, non lo so, Bella a tutti, poi dopo il Pokémon che uscirà da quell'uovo e del quale noi vedremo il soprannome avrà per l'appunto, cioè gli daremo il soprannome dell'uovo. Vi invito ragazzi a mettere tutti un soprannome che non identifichi troppo facilmente il Pokémon, perché se non lo mettete l'uovo si chiamerà quasi automaticamente, se non sbaglio, tipo per dire Electivire, si chiamerà così e ci spoilereremo un po' l'uovo. Quindi mettete i soprannomi anche se non avete idea, cercateli su internet. Potete selezionare l'esperienza e il livello, non è una cosa importante perché grazie alle regole della Eglock, poi lo vedremo meglio, si potranno livellare i Pokémon con le caramelle rare, ma queste cose qua le diremo nel primo episodio. Potete selezionare la natura, potete darci uno strumento qualsiasi, quindi ad esempio una Belue Berry per dire. Felicità potete anche tenere a zero, ma se volete aumentarla aumentatela. L'abilità potete fare come volete, potete mettere dei Pokémon con abilità impensabili, magari non utilizzate Wonder Guard che creerebbe dei problemi. Che altro? Direi che qua potete rimanere fermi. Origin, siccome la serie sarà su appunto Pokémon Diamante e Perla, vi invito a mettere Diamond o comunque Pearl in sostanza. E diciamo che le versioni sono complementari e quindi non dovrebbero esserci particolari problemi. Che altro poi ragazzi? Potete decidere se lo volete maschio o femmina, premete assolutamente questa spunta dell'egg e provate, se volete, a premere la spunta dello shiny. Ho riscontrato dei bug su alcune ROM che non fa i Pokémon shiny sostanzialmente, però questa cosa qua deve ancora essere, diciamo, provata. E quindi voi, se volete farlo, liberissimi di farlo. Se volete premere la spunta, premetela. Per mettere il Pokeras, se lo volete, mettete 15 e 15 che vi appare sicuro. Poi andiamo su Met, dove abbiamo delle funzionalità particolari. Qui potete decidere la Pokéball, per il resto game, qua c'è Black 2, White 2, però in teoria non dovrebbero esserci problemi. In teoria è semplicemente per il fatto che non lo so, però vabbè, comunque queste opzioni qua potete anche non cambiarle. E poi che altro? Il resto potete lasciarlo assolutamente uguale perché non cambierebbe nulla. Dovete mantenere questa spunta has egg, mi raccomando ragazzi, è abbastanza fondamentale.
Poi avete le statistiche, se volete aggiungermi degli IVS fatelo, altrimenti potete fare randomize ifs e randomize evs, oppure potete non mettere niente, insomma potete sbizzarrirvi su questa funzione qua. Poi abbiamo gli attacchi, potete anche qua fare quello che volete, potete mettermi acrobazia, air slash, acido, insomma c'è qualsiasi attacco, potete selezionare i pp, non so fino a che numero, però penso fino a 40, una roba del genere. Voi comunque non fate stronzate, manteneteli massimo 40 in modo tale da non creare problemi col gioco. Ah, e tra l'altro c'è pure un upgrade dei pp, se volete qua mettete 3 vi verrà fuori, esatto, vi verrà moltiplicato secondo strani valori. Ok ragazzi, piccolissimo appunto per quanto riguarda le mosse, ricordatevi che siamo in quarta generazione e quindi mi raccomando non fate come me, non mettete acrobazia, perché poi nel gioco originale la mossa verrà totalmente annullata. Quindi siamo nella quarta generazione, scegliete delle mosse che esistono solo dalla quarta generazione in giù. Mi raccomando, è importante perché poi il vostro Pokémon potrebbe avere dei problemi, tipo qualche cromosoma in più. Poi abbiamo anche questa sezione qua, che penso non sia particolarmente utile, anzi direi che potete tranquillamente lasciarla stare, perché rischia secondo me di creare dei problemi. Se sì, sono le informazioni del primo allenatore praticamente. Se volete modificare qualcosa in modo tale da fare qualcosa di carino potete farlo, però io sinceramente lascerei così queste opzioni. Non abbiamo più nient'altro ragazzi, mi raccomando quello che vi ho detto, Orange, Diamond, insomma tutte queste cose qua. Seguite attentamente il video, se non avete capito riguardatelo. Vedete nel video che abbiamo da una parte il Poke Generator, l'immagine, dall'altra il desktop. Ora state bene attenti a quello che faccio io ragazzi. Dovete andare sul PID e premere questa F. Ora avrete questa schermata e andrete a scegliere il pin. Il pin in realtà vi verrà dato casualmente. Dopo che avrete selezionato tutto il Pokémon, come potete vedere ci sono i nostri dati, gli EVS sono gli stessi ragazzi, è Shiny, è Ambipom, è Ipom, scusatemi. Il Pokémon è quello che è, ovviamente non è necessario mandarli base, potete anche mandare leggendari, potete mandare tutto quello che volete ragazzi, noi accettiamo di tutto, soprattutto leggendari, così ci fate fare il clickbait. E qua fate search, vi verrà fuori questo pin, voi selezionate, fate ok e vi apparirà il pin qua così. In questo modo l'uovo dovrebbe essere perfetto e pronto per essere utilizzato. A questo punto seguite attentamente questo passaggio, col tasto destro del mouse fate set, il Pokémon vi apparirà qua come potete tranquillamente vedere. E adesso trascinate questo uovo sul desktop. Vedete qua che vi si è generato questo file denominato PKM. Questo file PKM poi ragazzi me lo invierete tramite la mail in descrizione. Voi andate sulla vostra mail, fate invia mail, mettete come destinatario l'indirizzo mail appunto che trovate in descrizione. E se volete scrivere un messaggio tipo creepy fai schifo allegandoci l'uovo potete farlo, altrimenti vi mandate solo le uova. Vi chiedo di mandarne sì tante, sì il più possibile per persona, ma moderatevi, non mandatene magari 50 per persona, per il semplice fatto ragazzi che vorrei dare l'opportunità più o meno a tutti di poter vedere le loro uova, no? Quindi se magari uno mi manda 100 uova rischia che c'è solo lui nella serie, quindi mandatemene quante volete, sappiate che comunque ci terremo a moderare le cose, non mandatene troppi né tantomeno troppi pochi, insomma fate se volete da un uovo a 10/15 uova, insomma questo è il numero massimo che accetteremo per persona all'incirca. Nulla ragazzi, il tutorial finisce qua, il trailer finisce qua, io spero di ricevere tante uova, vi ricordo che la mail è in comune, quindi i Pokémon non fateli, potreste vedere praticamente, magari volete inviare un uovo solo per me, e poi nella serie potrebbe capitare che il Pokémon se lo becca Tia, questo perché nella mail in comune noi smezzeremo letteralmente le uova, metà andranno a me, metà andranno a Tia in maniera totalmente casuale, perché se ci mettiamo lì a dire questo è mio, questo è tuo, non finiamo più. Detto ciò ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un mi piace, un commento scrivendo cosa ne pensate di questa idea, ma soprattutto voglio vedere tante tante uova ragazzi. Spero veramente che questa serie vi piacerà e nulla, oggi giornata di trailer, questo è il secondo che faccio uscire per quest'estate ragazzi, abbiamo grandi progetti, io, Luke e Tia, un sacco di belle cose, speriamo che vadano tutte in porto e nulla, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo Madonna sputato sul computer video!